Eccoci qua ragazzi, bentornati nel canale di Danix, torniamo con F1 Challenge 9902. Allora, riprendiamo da questo punto con un nuovo campionato. Come vedete siamo già con la Jordan, perché ho deciso di fare la stagione 2001 con la Jordan, ragazzi. Quindi non so se qualcuno di voi mi ha detto qualche stagione in particolare, però avevo intenzione di farla con la Jordan perché devo dire che è una buona. Ah, è una buona monoposto, anche se avevo il dubbio, in realtà stavo pensando anche alla Minardi, perché se non, come ben sapete c'è l'esordio anche di Alonso con la Minardi. Però vi faccio vedere intanto le varie stagioni che ci sono. Allora, c'è quella del 98, quella del 99, la 2000 l'abbiamo fatto, 2001, 2002, 2003 e 2004. Io quindi volevo proseguire, diciamo, dal 2000 in poi 98 e 99 le faremo più avanti se vi possono interessare. Quindi direi di andare con la stagione 2001. Vabbè, come ho detto, qui siamo con la Minardi. Minardi. Progettata a Faenza, in Italia, la PS01 utilizza un motore Ford Zetec e pneumatici Michelin. Ok, va bene, ci sta, però io andrei di Jordan. Jordan. Costruita a Silverstone, in Inghilterra, la AJ11 è equipaggiata con un propulsore Honda e pneumatici Bridgestone. Va bene, va bene. Direi di andare di Jordan, quindi come ho detto, ho già impostato un po' tutte le cose, facciamo. Qui stavo facendo una prova, ma facciamo subito un nuovo campionato. Vi faccio vedere anche regole campionato. Allora, ho un attimo abbassato il consumo carburante, perché nella prima stagione era per 4, l'ho messo per 3. Sulla gomma lo lasciamo per 3. Basti meccanici, ok. Durata della corsa 30%, va bene. E partiamo. Prima di iniziare la sessione di prove libere, diamo un'occhiata alla classifica del campionato piloti. Michael Schumacher inizia questa stagione determinato ad aggiungere un quarto titolo mondiale a quelli già messi in bacheca. Molti addetti ai lavori lo considerano già il miglior pilota della storia della Formula 1. Il suo compagno di squadra Rubens Barrichello, senza dimenticare poi il due volte campione del mondo Mika Häkkinen e David Coulthard, sono indubbiamente gli avversari più pericolosi per Michael. Ma con così tanti piloti ricchi di talento in pista, nessuno sa ancora chi lotterà per le prime posizioni. Juan Pablo Montoya, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso e Enrique Bernoldi sono tutti al loro debutto in Formula 1 qui in Australia. Questi giovani piloti vorranno sicuramente fare una buona impressione sia sui piloti veterani, sia sugli appassionati di Formula 1. Tra l'altro Alonso, Kimi. Prima di iniziare la... Dopo aver visto la classifica piloti, è ora il momento di passare a quella costruttori. La Ferrari spera di avere conquistato al termine della stagione il terzo titolo costruttori consecutivo. Jean Todt non potrebbe avere un team migliore con il tre volte campione del mondo Michael Schumacher e con Rubens Barrichello al volante della F2001. Probabilmente la McLaren sarà la rivale principale della Ferrari, anche se la nuova FV22 della Williams sembra una monoposto molto promettente. I due piloti, il debuttante campione del mondo di Formula Kart, Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher, sono sicuramente due avversari da tenere in seria considerazione. Per il resto, la griglia rimane invariata rispetto alla passata stagione. Al contrario di quanto accaduto nel 1999 e nel 2000, quest'anno non ci sono nuove scuderie di Formula 1. Però noi passiamo dalla Jaguar alla Jordan Situato nel e centro quindi di vediamo Melbourne, un lo po'. spettacolare circuito di Albert Park combina diversi brevi rettilinei a numerose curve veloci. Al contrario di quanto accade negli altri circuiti stradali, qui non ci sono curve a 90 gradi o curve a gomito. Non mi piace citare quanto scrivono gli addetti alle pubbliche relazioni nelle loro cartelle stampa, ma questo tracciato è veramente un posto perfetto per correre. Ok, allora andiamo con la qualifica che tra l'altro sta piovendo. Controllo un attimo le impostazioni e poi partiamo, ragazzi, con il giro di qualifica. Anzi, mi cambio pure le gomme perché. Questo
Molto inguidabile. Beh, io proverei intermedio. Proviamo questo. Secondo me è peggio, però. Boh, non la tengo la macchina, non la tengo. Qualcosa che non quadra. Vabbè, facciamo un giro, dai, un tempo, poi andiamo in gara. Come viene, viene, non so cosa dirvi, camminiamo piano, forse è peggio pure con l'intermedio. Non sa che è peggio con l'intermedio, eh? Ma è peggio, ma cioè è assurdo, è così inguidabile la macchina. Ottenuto il miglior tempo nel primo settore. Incredibile, incredibile. Vediamo che tempi fanno loro con queste condizioni, però non me lo... Perché in realtà abbiamo giocato quasi nulla con la pioggia questo gioco, quindi non so bene come approcciarmi con le... Stiamo mettendo le gomme giuste, ma è inguidabile comunque. Luciano Burti è ora in pole position. 2-0-0 mi ha fatto però, eh. È tempo alto, giustamente. La pioggia. Vabbè, dai. Iniziano le qualifiche con la pioggia battente. Sentilo l'asturiano, l'esordiente con la Minardi. Avevo intenzione anche di fare la Minardi, però la Minardi forse la prenderemo nell'altra stagione, nella stagione 2002 se la faremo, perché la Minardi del 2002 è molto bella, lo stesso. Bella anche questa qua, però. Ho detto, vabbè, dai. Vediamo di Jordan, perché anche la Jordan è bella, eh. 1,53 Irvine, quindi già a tempo molto più basso di... Adesso lo devo vedere io che tempo faccio. C'è solo un giro e poi andiamo in gara subito, perché sennò qui esce lunghissimo, quindi come partiamo partiamo per questa prima gara, perché tanto ci siamo beccati il diluvio nella prima qualifica stagionale, quindi noi siamo passati dalla Jaguar alla Jordan. Ci ha comprato la Jordan per questa stagione. Vediamo un po' il tempo che riusciamo a cacciare. Condizioni abbastanza difficili. Forse li sentite, tuoni e lampi si vedono anche. Tiene niente, raga, non tiene niente. Tiene niente. Lunghissimo, no vabbè, non ne faccio altri perché mi sta già facendo girare le palle queste condizioni. Non riesco a capire perché non tiene, boh. Cioè, abbiamo le gomme giuste, ma non va uguale. Alonso Marquez sta rientrando ai box dopo aver completato tre giri. 48 Häkkinen. Ora è ora in pole position. credo che faremo un tempo stra-alto, Sei sopra la pole nel secondo settore. perché purtroppo siamo sopra. Però non mi fa vedere gli stacchi. Che non faccio un tempo, non me lo fa vedere. Lunghi. No, vabbè, cioè, a parte che non frena, non... È allucinante, inguidabile. Sta condizione è assurda. Siamo
E il tempo molto più alto di Häkkinen, ovviamente. Vabbè, teniamocela così perché già non ho più voglia di fare giri. Allora, andiamo con abbandono la sessione, come partiamo? Appena ottenuto il miglior tempo nel secondo settore. E qui sta sfrasciando. Partiamo molto molto indietro, ma perché loro hanno comunque continuato a girare, immagino. E va bene, va bene. Andiamo con la sessione successiva. Chiedere warm up, va bene. Andiamo alla gara. Non so perché abbiamo ancora le gomme da bagnato, ma adesso le cambiamo subito. La gara è da 17 giri, qualifica pessima. Allora, faremo una sosta. Vediamo un po', adesso poco poco ho diminuito il consumo, cioè però è un po' più basso dell'altro. Allora, quanti ne facciamo di giri con una sosta? L'ucciso ci fa 24 ed è troppa, troppa benzina in più. Per 18, facciamo 85 litri e non se ne parla più, va. Proviamo, no, aspetta che stiamo a fare gomme morbide. Salve a tutti. Dovrebbe averle cambiate, sì. Benvenuti in Australia per la gara d'apertura del campionato del mondo FIA di Formula 1 2001. Il tempo, come spesso accade da queste parti, è eccezionale. Ma chi ha cambiato le gomme? La temperatura è superiore ai 30 gradi. Ah, vedi, adesso hanno quella da... È un giorno ideale per una gara di Formula 1. Brutta qualifica, raga, brutta. Mika Häkkinen, primo. Va piovendo, quindi buono l'esordio di Kimi secondo. Michael Schumacher terzo. Coulthard quarto. Juan Pablo Montoya quinto. Villeneuve. Attenzione, Fernando Alonso settimo, con la Minardi. Ralph Schumacher, Alonso va, il nostro compagno di squadra è nono. È stato decisamente più veloce del suo compagno di squadra e partirà nono. Ma decisamente. Carlo Fisichella, decimo. Partiamo straultimi, no? Rubens Barrichello, undicesimo. Heidfeld, dodicesimo. Irvine, tredicesimo. Nostro ex team, Jaguar. Verstappen, quattordicesimo. Jean Alesi, quindicesimo. Olivier Panis, sedicesimo. Button, diciassettesimo. Il pilota Jordan, diciottesimo. Malissimo. Enrique Bernoldi, diciannovesimo. Da notare, compagno di squadra di Alonso, ultimo, e Alonso settimo. La dice lunga di questo pilota Alonso, che poi sappiamo come va. Parti ultimo, quindi. Vediamo un po' retrovie per noi nella prima gara di esordio con la Jordan. Sì, comunque le gomme le ho cambiate. Attenzione, abbiamo già superato un botto di macchine. Allora, occhio, perché adesso i danni sono comunque attivi, li abbiamo visti, quindi attivi sono attivi, quindi non possiamo fare cacciare. Allora, ottima partenza, non so come mai abbiamo superato un botto di macchine solo alla partenza, ma poi vabbè, alla lunga immagino che sarà difficile. Marquez, hai il cambio bloccato in terza marcia. Parte male Marquez. Tarsio. Dai che siamo qua. Dai che siamo qua. La brutta partenza è solo un ricordo. La brutta qualifica è solo un ricordo. Adesso dobbiamo fare la gara. Staccatone nei confronti di Fisichella, un po' lunghi. Forse lo freghiamo in accelerazione. E non gira un cazzo sta giorno però. Oh. Che stiamo a fa'?
Capisco perché non gira, me ne sono accorto anche. Prima stava piovendo, però. Tanto c'è Kimi. La Sauber. E partiva a seconda, ha perso un botto. Ragazzi, sta Jordan non mi sta convincendo, ve lo dico, non mi sta convincendo per niente. Boh, peggio della Jaguar, boh, non lo so. Non gira bene, non frena. Cazzo di tir, ma che è? Non gira mai nella vita. Vediamo che esce larghissimo là dietro. Cioè, no vabbè, va, se poi. Ma che grande mossa, stavo andando a tamponare quello. Vinnevo, chi era? No, male, signori, male. Male, forte. Partiamo male sta gara, partiamo male. Ma che è sto schifo del Jordan? Oh. Andiamo. Come difficoltà ci siamo, perché ho lasciato la stessa dell'altra stagione. Va malissimo sta curva. Delle serie difficoltà a girare e frenare con questa. Adesso devo fare l'abitudine con la Jordan, ma è un macello. Campione in carica già prima, noi lo consideriamo lui il campione perché la nostra stagione ha vinto lui, ma in realtà è Schumacher. Ma noi diciamo comunque macchine. Ma non sono più visto. Frenala. Male. Delle serie difficoltà a girare, raga, non capisco perché. Cioè non riesco a girare, boh. Fanno un cacchio dei tir sto giorno. Cioè va, nel dritto va, non ho nulla da dirlo. Però non mi sta piacendo in fase di... Vabbè, anche guarda quello, Kimi. Ci provo. Ma allora ce li hanno i danni, perché mi ricordo che quando li tamponavi perdevano subito un alettone. Non vorrei che poi adesso ti faccio i danni io e loro non danneggiano un cavolo. Devo capire sta cosa. Nel caso mi sa che lo tampono uno per provare. No, perché ce li ho anch'io attivi, però si possono in realtà regolare di pesantezza di danni, cioè li attivi ma poi puoi anche abbassarli, cioè non danneggi facilmente la macchina, però ci sono, sbatti molto sì, però tocca fare curve particolari perché sinceramente non gira. Dai. Ci siamo ripresi la quinta per ora. Che comunque è sempre una barbonaggine, vista il posto che abbiamo, non va bene, quindi. Chiude bene fisico qua. Bella mossa, ora sei in quarta posizione. Ok. Allora, nel dritto non ho niente da dirle, cioè, motore ne abbiamo.
ma non frena un cavolo e non gira un cavolo, quindi. Soprattutto in questa curva. Juan Pablo. Montoya è terzo con circa 10 secondi di terza posizione. Sei quarto. Fisichella è quinto, proprio dietro a te. Però noi siamo, ricordo, sempre su una sosta, quindi bisogna vedere gli altri cosa fanno. Questi ce li ho assolutamente dietro. Tre errori lunghi. Comunque mi sembra che non avevamo vinto neanche nella prima stagione a Melbourne, se non ricordo male. Abbiamo fatto un terzo, un quarto, non mi ricordo. È una pista un po' difficile, o l'IA va forte o è proprio difficile fare una buona gara. Qui ho delle serie difficoltà a girare qua. Montoya è terzo con circa 10 secondi di vantaggio. Sei quarto. Fisichella è quinto, proprio dietro a te. Non mollano, eh? Non mollano, non mollano. Non mollano per niente, non mollano per niente. Mollano per niente. Pensavo che avevo vita più facile con la Jordan, e invece mi devo assolutamente ricredere. Gli unici team competitivi sono McLaren, Ferrari e Williams. Però non li ho voluti prendere, ragazzi, no. Gli altri sono più o meno tutti simili, a parte voi. Fatto male questo. Montoya ha appena ottenuto il giro più veloce della gara. Riesco a scrollarmi questi. Non riesco a scrollarmi questi di dietro perché sono veramente forti. Non, cioè, una Jordan che per il momento non mi sta andando tanto a genio, eh. Cioè, sembra a livelli della Jaguar, niente di più. Anzi, forse in certe fasi anche peggio perché non gira, non frena. Non mi sta attirando, altre robe qua lunghi. No, niente, ve l'ho detto, non mi sta proprio andando a genio sta Jordan. Non so. Sarà qui, boh, sarà sta pista. Al momento niente di buono con questa Jordan. Sarà un'altra stagione di sofferenza, immagino. Okay.
ha appena ottenuto il giro più veloce della gara. Davanti se la giocano per la vittoria tutti e tre, eh? Poi c'è il vuoto assurdo. 16 secondi oltre. Faticando come una bestia a stare dietro anche a Fisichella, per dire che ha una Benetton, raga. E andiamo. Oh Cristo. No, ok, oh, i danni ci sono. No, anche io ho danneggiato. Porca di quella. E Häkkinen e Ritti. No, ok, i danni ci sono sia per loro che per me. Cristo, perché ho fatto sta schifezza? Perché ho fatto sta schifezza? Abbiamo perso la anteriore. Maledizione. Ah. Sì, perché come ho detto i danni li ho attivati per me pure, ma... La madonna, raga, ma la madonna. Gira! Porca di quella, gira! Devo entrare subito, subito. Male, 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 male. Sono anche i meccanici della Benetton. Ai box. Giancarlo Fisichella sta entrando ai box. No, sa che era un ritiro perché ho visto... Visto. Ah sì, beh, era un ritiro perché l'abbiamo tamponato noi, che noi abbiamo danneggiato l'ala, ma a lui gli abbiamo distrutto quello posteriore. E vabbè, niente, quindi era anche per farvelo vedere, ma ve l'ho già fatto vedere nelle prove che ci sono. Quest'anno i danni li abbiamo messi, quindi occhio. Ma il carburante ne hanno messo. Penso di sì, però. Vabbè, ormai la gara è compromessa, eh? Ho fatto la cavolata io. Comunque lì, anche se passi sopra, lì non te lo dice che sta tagliando. In realtà dovrebbe essere un taglio, perché come passo io lo prendo un po' di netto, però non mi dice niente, le regole sono attive, quindi... Andatevi a vedere l'ultima gara in Malesia, che ci hanno dato un botto di penalità senza neanche tagliare. Non c'è nessuno in box? No, Button è 14esimo, con circa 5 secondi di vantaggio. Ma ormai la gara è andata. 15esimo. Bulti è 16esimo, con circa 5 secondi di svantaggio. Niente, per il momento partiamo male, partiamo male. Però si è ritirato anche Häkkinen, quindi campione in carica. Noi lo diciamo campione in carica perché ha vinto nel nostro campionato nel 2000, anche se non è lui che l'ha vinto, però diciamo che lei, quindi si è ritirato anche Häkkinen. Questa giornata per il momento non mi sta dando soddisfazioni, però c'è un bel gruppone là di macchine, quindi testa a coda nel terzo settore, attento alle bandiere gialle.
Sto recuperando quelli davanti, eh. Comunque devo dire che come difficoltà IA ci siamo assolutamente. Non sono per niente scarsi, quindi vanno benissimo. Molto realistici, difficile superare, difficile distanziarli. Ah, è vero che Button era andato nella Benetton nel 2001, nel 2000 era nella Williams con Ralph, quella aveva preso la Benetton. Noi siamo passati dalla Jaguar alla Jordan questa stagione. Sto recuperando quel gruppone che spero che entreranno. Io non ho capito comunque quando siamo entrati, se mi hanno messo benzina o no, che l'alettone l'avevo perso, quindi abbonato a Fisichella che l'abbiamo anche fatto ritirare. Occhio, famo cavolato, eh? Staccatone qua. Non li dobbiamo toccare qua, ragazzi, perché sennò danneggiamo sia noi che loro, eh? Quindi occhio. Non è come nell'altra stagione che li potevamo tamponare e via. Qua non si può. Nostro ex team, la nostra ex macchina, Divine. C'è anche Fernando, ma era molto indietro con la Minardi. Ben fatto, hai sorpassato Andy Irvine. Abbastanza scadente, occhio. Sto cercando di arrivare la zona punti, che non mi ricordo se è il sesto o il decimo. Attenzione a Juan Pablo. Staccatone. E ci beviamo pure Oliver Panis, il francese. Andiamo al prossimo, decimo posto. Avanti, il prossimo che c'è il nostro compagno di squadra, Frenzen. No, non ci credo mai. Si stanno ritirando i big qua. I big. C'è stato un delta coda nel terzo settore. Attento. Questa la vince Schumacher a mani basse. Questa la vince Schumacher a mani basse. Attenzione Montoya. Gira. Tir della Madonna. Gira. Però mi sa che la benzina non basta. Perché mi sa che non mi hanno messo benzina quando sono entrato. Non mi hanno messo benzina. Devo rientrare per forza. Devo rientrare per forza, raga. Assolutamente, perché non la finisco la gara con questa benzina. Che cavolata. Tutta colpa di quell'incidente con la Benetton. Ha perso un botto, se no eravamo anche messi bene. La Prost è pronta ai box. C'è stato
dato un delta coda nel terzo settore. Attento alle bandiere gialle. La Jaguar è pronta ai box. La Arrows è pronta ai box. Adesso vediamo, sto valutando se ce la fa fare la gara fino alla fine con la benzina. Dovremmo entrare, non credo, insomma. Penso che dobbiamo per forza di cose fare un'altra sosta. Schumacher è quinto con meno di 3 secondi di vantaggio. Schumacher è uscito adesso. Male quella curva, ci siamo. Kimi è molto più forte di noi con la Sauber, assurdo. No, io non ce la faccio a finire la gara con questa benza. Devo entrare, niente da fare. Secondo me non mi hanno messo benzina quegli idioti quando siamo entrati per cambiare, mettere l'alettone nuovo. Prima gara credo che non faremo punti. Non c'è nessuno, dai. Vabbè, niente. C'è tocca. Sta entrando ai box. Ma non c'erano i meccanici della... Alonso è nono, con circa 5 secondi di vantaggio. Attenzione Alonso, davanti a noi. Irvine è undicesimo, con meno di 3 secondi di svantaggio. No, io la gara chiaramente non la potevo finire con quella benzina, ormai è compromessa da... Insomma, ricordo come Fred. Vabbè, è andato. Cestiniamo. La prima gara. Ti sei aiutato con Chalesi. Chiali quella. Alonso davanti a noi con la Minardi, incredibile. Potevamo fare i punti e invece andiamo via dall'Australia senza neanche un punto, con una Jordan che potevamo fare i punti, perché la macchina, poi la carta dovrebbe essere buona, ma è la carta. Qui non la vuole fare la curva, non la vuole fare lì la curva. Alonso è nono, con circa 15 secondi di vantaggio. Sei decimo. Irvine è undicesimo, con meno di 3 secondi di svantaggio. Ha appena ottenuto il giro più veloce della gara.
Brutta gara, brutta gara. Vediamo se il nostro compagno di squadra va a punti. Frenzen, ma mi sa che Frenzen pure non era molto avanti. È una Jordan deludente. È una Jordan deludente che nella carta è buona, ma in pista è diversa la situazione. Inizia in salita il nostro, la nostra seconda stagione con la Jordan. Però ci sono stati ritiri pesanti, abbiamo visto Häkkinen, Montoya, tutti i piloti di prima fascia, con i piloti che possono vincere spesso le gare. Molto bene Alonso, esordio ottimo, nono con la Minardi e tanta roba. Lo Storiano era già competitivo già alla prima gara, non mi ricordo cosa aveva fatto, forse era ritirato, però nella realtà dico, però era già pilotone rispetto a un paio di squadre che era un bidone. Punti importanti per la Ferrari all'esordio ed è subito rossa alla prima. Ho fatto anche il vuoto perché dietro non c'è nessuno. Forse Coulthard. Adesso vediamo. Beh, veramente il vuoto è fatto, incredibile. Fratelli Schumacher. Primi e secondi. Heidfeld terzo, Kimi quarto. Ah, mamma mia, che classifica è sta qua, raga? Cosa è successo? Tutta gente che... Ah, a parte chi? Frenzen ottavo, niente da fare. Una Jordan deludente che, come ho detto, nella carta poteva fare di più. Attenzione, rischiamo anche di fare la decima posizione Danny Irvine qua. Ma in pista inguidabile, veramente strana, nervosa, brutta da vedere, da guidare, non lo so. Sta Jordan bocciata, però bocciata, mani basse. d'Australia, ecco la classifica finale. Michael Schumacher, primo. Schumacher, Sauber secondo. terza e quarta, applausi Nick Heidfeld, veramente terzo. assurde. Raikkonen, quarto. Complimenti alle Sauber. David Coulthard, quinto. Jacques Villeneuve, sesto. Il pilota Jordan, decimo. Vabbè, pazienza, niente da fare, niente. Vediamo la classifica. Esaminati i risultati, è il momento di aggiornare la No, classifica dei purtroppo è campioni fino al liberi. sesto posto che prendi punti, Schumacher quindi niente da sale di una fare. posizione e conduce il campionato piloti. No, l'avremmo fatti i punti qua, chiaramente. C'è stato quel dannato contatto con Fisichella che poi abbiamo danneggiato la lettura e lì abbiamo perso eternità e poi... Come ho detto, i box. La Ferrari conquista la prima posizione nel campionato costruttori. Va La bene, dai, Sauber è seconda, seguita comunque in terza posizione dalla Williams. importante che non hanno fatto punti le McLaren, cioè ne ha fatto un po' colta, ma prossima gara subito Malesia, adesso è un po' diversa, ma lo vediamo nel prossimo video. Voi come sempre fatemi sapere, commentate, condividete. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla pagina Facebook, Twitter, profilo Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Saluto a tutti da Dex 0689.